Buonasera, benvenuti ad un nuovo numero di replay dallo studio centrale di TV6. Siamo qui in questi giorni di feste a commentare purtroppo ancora una umiliante sconfitta subita dalla Pescara, questa volta sul campo dell'ultima in classifica, Chiavari contro l'Entella, un pesante 3-0 che fa ripiombare un po' tutto l'ambiente nella delusione più totale. È inutile sottolineare che la prestazione di ieri è stata negativa sotto tanti punti di vista, annullate le positività degli ultimi tempi, anche con l'effetto del nuovo allenatore Breda, ma è inutile stare sempre a sottolineare che nonostante i cambi in panchina, questi giocatori sono responsabili di quanto sta avvenendo negli ultimi 2 anni, perché molti di loro sono retrocessi sul campo nella passata stagione. Quest'anno a corrente alternata, ma molto molto alternata, da far sì che possano essere etichettati come perdenti quelli che vanno in campo. Cercheremo di capire come si può uscire da questa situazione tra infortuni, tra prestazioni scialbe e tra atteggiamenti che non sono da autentici professionisti. Intanto saluto in studio Andrea Costantini, buonasera, buonasera. Andrea, ben rivisto. Buonasera, tanti ospiti collegati con noi. Inizio a salutare da Milano Daniele Barone. Buonasera Daniele, ben ritrovato dopo una lunga giornata di lavoro. Ti abbiamo visto oggi nel tuo angolo della Serie B con il tecnico dell'Entella Vivarini. Comunque buon Natale. Ciao Enrico, fatto buonasera anche a te. E un buon Natale ovviamente a tutti gli altri colleghi, dal baffo Totò De Leonardis. Buonasera Totò. Poi saluto Francesco Di Francesco, buonasera Francesco, vado in ordine di età, saluto Paolo Toro, buonasera Paolo, buon Natale anche a te, buonasera. Riccardo Clinco, buonasera Riccardo, con questa scenografia della città di Pescara, complimenti Riccardo, e saluto poi anche Luca Penese, buonasera Luca. Ringrazio in regia Maurizio Dagui. Allora, da dove vogliamo partire? Perché è veramente difficile centrare un discorso che possa sintetizzare quanto è avvenuto di negativo nei 90 minuti di Chiavari. Questo 3-0 che è figlio di un atteggiamento da cancellare, da uno spirito che non si è proprio visto sul campo, al contrario di quanto ci ha fatto vedere l'Entella. Vorrei iniziare proprio collegandoci con Milano, con Daniele Barone, che oggi ha avuto Vivarini, e proprio l'Entella, stando in ritiro nel giorno di Natale, ha fatto capire che in Serie B probabilmente l'atteggiamento vale più di ogni altra mossa tattica. Sei d'accordo Daniele, o era d'accordo anche Vivarini, che ha avuto ospite? Sì, no, chiaramente Vincenzo era molto contento per la prestazione che i suoi hanno messo in campo contro il Pescara, ma soprattutto perché credo che l'Entella abbia raccolto una semina fatta in questo periodo. È vero che l'Entella di Vivarini veniva da 6 sconfitte consecutive, aveva vinto una sola partita in assoluto in questa stagione, ma la partita contro il Pescara credo abbia dato ragione all'insistenza con la quale Vincenzo ha portato avanti il suo lavoro. È chiaro che anche lui adesso dovrà avere dei riscontri e delle conferme già dal prossimo turno, tra un paio di giorni. Per restare al Pescara, non si può che essere d'accordo, Enrico, con la tua analisi, con quella che abbiamo fatto un po' tutti. Siamo rimasti sgomenti, sorpresi dal clamoroso passo all'indietro, anzi al triplo passo all'indietro che ha fatto il Pescara. Sono un po' meno d'accordo sul fatto, valutando anche chi c'era in campo ieri, cioè erano pochi i superstiti rispetto alla squadra retrocessa sul campo, come ricordavi giustamente tu, e poi salvatasi grazie al drammatico spareggio di Perugia. Evidentemente non è l'anima dello scorso campionato che ancora ci portiamo dietro, ma evidentemente è una squadra ricostruita male o con, in buona fede per l'amor di Dio, ma con una cattiva gestione. Quando parli di spirito, noi fino a pochi giorni fa eravamo stati molto ben contenti di sottolineare come contro il Brescia, ma ancora prima nella partita precedente, il Pescara invece avesse avuto lo spirito giusto, l'atteggiamento giusto, la testa giusta. Quindi evidentemente questi ragazzi
ce l'hanno queste capacità. Ieri le avranno lasciate nello spogliatoio perché pronti via Fiorillo, solitamente sempre abbastanza affidabile, fa un errore di quel tipo, ti lascia pensare che evidentemente la concentrazione non era quella giusta. È giusta la tua precisazione sulla presenza ieri di elementi che facevano parte anche della passata stagione, perché c'erano soltanto Fiorillo, Galano, Scogna, Emilio e Crecco, però la mia analisi sì, era concentrata sulla trasferta di ieri, ma era un discorso un po' più generale, coinvolgendo anche atleti che ieri erano assenti, però in passato hanno avuto lo stesso atteggiamento. Quindi c'è proprio questo rischio, e vorrei coinvolgere anche gli altri, di rivedere quelle negatività che hanno portato il Pescara all'ultimo posto in classifica, e poi c'è stato l'effetto del nuovo allenatore che ci ha fatto anche risalire. Totò, tu che chiave di lettura dai alla sconfitta di ieri? Ma sono molto vicino a quello che ha detto Daniele, cioè il problema vero, ma del resto l'ho accennato già due mesi fa, questa è stata una squadra costruita male, e già due mesi fa invitavo la società soprattutto a trovare rimedi immediati per ripresentare un organico accettabile. Cioè, basta solo un piccolo particolare: sapete quanti attaccanti ha schierato il Pescara? 10, cioè c'è Ter, Capone, Di Grazia, Belloni, Galano, Asensio, Bocic, Vokic, Blanuta, perfine Maestro, cioè è l'unico attaccante di questi 10 affidabile è ovviamente Ceter, che non può giocare sempre, e questo vale anche per gli altri reparti. Cioè, questa è una squadra che veramente è stata costruita male, che era costruita con i piedi, nel senso che ha tantissimi giocatori. Io ho elencato 10 attaccanti, ma di questi ne salverei 2 o 3, vuol dire in altre squadre potrebbero giocare 2 o 3, lo stesso più o meno è la difesa. Nella difesa sono stati schierati 11 giocatori, sì è vero che ci sono gli infortuni, tutto quello che volete, però non ci sono certezze, e soprattutto questa confusione di tutti questi giocatori. Ieri, voglio dire, questo povero ragazzo Blanuta che è entrato in campo, così come era capitato a Belloni, cioè questo è veramente da rifondare. Non è che ti serve solo una punta e un difensore, ti serve un organico equilibrato. Però tu ci insegni che sarà difficile a gennaio a modificare l'assetto, potrà arrivare questo benedetto attaccante, ma alla fine saranno loro ad andare avanti fino alla fine del torneo, con grossi rischi ovviamente. Beh, cioè, se non riesci a ritoccarlo in maniera decisa, io credo che non ci sia, magari ci abitueremo a vedere nuove facce di allenatori fino alla fine, il che è una cosa assurda. Cioè, questo effetto che ha funzionato soltanto per due settimane, voglio dire, è una cosa inaccettabile, perché poi affiorano sempre questi problemi. Una volta dicevamo sempre, vabbè, senza attaccare è possibile che non si possa giocare senza Ceter, purtroppo è possibile, così come la difesa ieri in Pescara c'era, era la difesa inguardabile, il centrocampo fermo, bloccato, l'attacco zero. Poi questa era una squadra che farebbe fatica, quella che abbiamo visto ieri, a giocare anche in serie inferiore, perché non è che puoi sperare. Abbiamo sentito tutte queste chiacchiere, il dopo Oddo, sulla squadra che si è ritrovata, adesso siamo una squadra, adesso è il nostro collettivo, adesso ci divertiamo, adesso che? Dopodiché, dove questo l'hanno andati? Detto soprattutto i giocatori, l'hanno detto. Soprattutto i giocatori, parlo dei giocatori, i giocatori che poi spariscono, voglio dire, all'improvviso, come erano spariti nel periodo precedente, come erano spariti l'anno scorso, voglio dire, questo è esattamente per quello che sto vedendo io, purtroppo sarò pessimista, ma è purtroppo il seguito dell'anno scorso, per cui o ci metti rimedio, provi comunque un rimedio, butti via 8 giocatori, fai un organico più stretto, altrimenti comunque prendi alcune 2 o 3 giocatori importanti, altrimenti non so, l'unica arma che si ha è quella di provare, ecco, a trovare. Vorrei tornare a Daniele Barone, perché lo avremo collegato ancora per qualche minuto, sì. Poi giustamente lui dovrà tornare anche a lavorare per la sua azienda. Daniele, il problema Ceter, contro il Brescia nell'ultima partita è sceso in campo solo gli ultimi 7 minuti, ieri convocato a Chiavari, ma Breda ha deciso, e tra poco lo sentiremo, cioè sentiremo il motivo, ha deciso di non schierarlo. Molti dicono, allora, se Ceter non ce la fa, non è più opportuno lasciarlo a casa e farlo curare al meglio?
Ma della fragilità muscolare di Seter sapevamo già dalla scorsa stagione, al Chievo giocava sì, giocava no, che lui sia indispensabile quando c'è è un'altra verità che abbiamo ormai assodato nel bene e nel male. Cioè, mi viene strano parlare di Seter dipendenza, è un buon giocatore, un buonissimo giocatore, ma che il Pescara debba aggrapparsi unicamente alla forza muscolare, tecnica di questo ragazzo, io non me lo sarei aspettato, ma questa non è una buona notizia, è una cattiva notizia. Appunto, sì, sì, sì. Lasciarlo a casa, sai Enrico, queste sono valutazioni che fa chiaramente non per non rispondere alla tua domanda, ma credo le possa fare unicamente l'allenatore con il suo staff, cioè loro che vedono tutti i giorni lavorare Seter. Forse hanno pensato che portarlo comunque in gruppo, convocarlo in modo che Seter magari potesse avere quei 5-10 minuti di autonomia, un quarto d'ora, 20 minuti. Poi hanno ritenuto che non avesse neanche quelli, hanno lanciato nella mischia questo ragazzino che, poverino, faceva anche abbastanza tenerezza, ieri sembrava sperduto su quel sintetico di Chiavari. Torniamo sempre al punto di partenza. Seter a mezzo servizio, se non risolverà i suoi problemi va bene, ce lo teniamo volentieri, poi però bisogna aggiungere qualcosa urgentemente, anzi più di qualcosa. Vorrei sentire anche gli altri amici velocemente. Paolo Torre, su questa storia di Seter, che ormai è diventato un tormentone, c'è, non c'è, addirittura come diceva Daniele, se il Pescara è Seter dipendente, nonostante abbia giocato buone partite, vuol dire che la situazione è più grave del previsto, o no Paolo? Sicuramente sì, Seter ha dimostrato di avere un peso specifico notevole non solo nell'attacco, ma proprio nel gioco del Pescara. E secondo me ieri, se Breda l'ha portato, è perché evidentemente avrebbe valutato un suo impiego negli ultimi minuti qualora la partita avesse avuto un andamento diverso, cioè magari se era in arretrato di 1-0 oppure se era sul pareggio, per cercare di ottenere qualcosa di più, cioè per cercare di ottenere la vittoria. Solo questo è il motivo, secondo me, per cui il tecnico abbia potuto scegliere di portarlo in panchina e non utilizzarlo e preferirgli all'inizio del secondo tempo il ragazzino Blanuta. È un problema, però io ritengo, come ha detto giustamente anche Daniele, cioè si sapeva di questa problematica e quindi si sapeva che tesserando Seter, che poi è diventato il centravanti titolare della squadra, si sarebbero corsi grossi, che sono quelli che stiamo purtroppo pagando, perché ripeto, ha dimostrato di avere un peso specifico notevole in questa squadra. Una squadra con Seter è diversa dal Pescara ovviamente senza Seter, che ha senza Seter un attacco nullo, impalpabile. Questo è stato dimostrato ampiamente, certo. Credo. Allora Daniele, riguardiamo questa classifica della Serie B, perché l'Entella ha vinto, l'Ascoli nella prima di Sottil ha vinto la Regina sul campo della Reggiana, poi il Cosenza è riuscito a pareggiare con il Pisa, la Cremonese per fortuna ha perso. Ecco, in coda, quale di queste squadre vedi un attimo meglio attrezzata rispetto alla Pescara per il discorso salvezza? Perché bisogna anche essere abituati ad un traguardo di questo genere. La domanda è complessa, perché tu e voi tutti come me conoscete quanto sia meravigliosamente incerto e impronosticabile il campionato di B, nel senso che mi verrebbe da dire che per organico la Cremonese forse ha qualcosa in più, ma sono 3 anni che la Cremonese avrebbe sulla carta qualcosa in più e ogni anno fa una fatica da matti a salvarsi, così come il Cosenza, che l'anno scorso sembrava spacciato, poi con l'arrivo del nuovo allenatore ha avuto modo di compiere quella rimonta clamorosa. Se anche l'Ascoli e se anche l'Entella, a scapito del Pescara, hanno mostrato segnali di vitalità, significa che nessuno ovviamente si è arreso, che tutti sono ancora pienamente in corsa, proprio per quello ti raccontavo delle parole di Vincenzo Vivarini oggi da noi a Sky Sport 24. L'Ascoli forse ha finalmente indovinato al terzo allenatore, al settimo tentativo in un anno e mezzo, la scelta. Qui dico una banalità, Enrico, non farei una corsa su un altro avversario. La corsa al Pescara la deve fare veramente davvero
su se stesso, reinventarsi squadra, che in questo momento non lo è completamente, lo è a tratti, insomma c'è tanto tempo ancora, ci sono tanti punti, ma bisogna darsi veramente una sveglia, perché la batosta, la chiamerei tale, di ieri ha veramente sorpreso tutti. Veramente. Ti lascio con un'ultima domanda che poi girerò anche agli altri amici. A chi dice che l'effetto Brede è già finito, cosa rispondi, Daniele? Voglio augurarmi di no. A me anche contro il Brescia il Pescara mi era sembrato in crescita, nel senso che aveva saputo rimontare da una situazione di difficoltà, aveva mostrato carattere, aveva mostrato personalità. Mi era sembrata tra le due la squadra che fino in fondo avesse cercato veramente la vittoria anche una volta raggiunto il pareggio, l'1-1. Ed è il motivo per il quale oggi siamo tutti qui a domandarci che cosa diavolo sia successo sul campo di Chiavari. Secondo me l'effetto Breda non è finito. Voglio pensare, voglio augurarmi che ieri sia stato un incidente di percorso in un percorso già abbastanza accidentato. È evidente, Enrico, che contro il Cosenza sei a giocarti uno scontro diretto e con tutto quello che possiamo immaginare. Non bisogna sbagliare nulla, bisogna giocare la partita perfetta, che poi la vinci anche 1-0 all'ultimo minuto, va bene, ma errori non sono più ammissibili. Daniele, ti ringrazio, ti auguro buon anno e grazie a te, buon Enrico, saluto anche tutti. Da parte di tutti gli altri dello studio di Roma. Grazie a Daniele Barone. Allora andiamo a sentire Breda cosa ha detto ieri sera e poi agli altri amici collegati, poi sentiremo anche Andrea Costantini, chiederò: ma l'effetto Breda è già finito? Sentiamo la fine partita. Io l'ho detto l'altra volta, per me era la partita tra le più importanti di questo periodo, ma se non sono riuscito a far passare questo messaggio ai ragazzi, vuol dire che anch'io ho sbagliato qualcosa in questa comunicazione, partendo dal presupposto che poi gli errori ci stanno, ma non hai perso per degli errori solo, hai perso perché appunto non hai... Non l'abbiamo letta come andava letta. Avevamo detto in mille maniere che era una battaglia e una battaglia non l'abbiamo fatta. Forse in queste partite abbiamo speso tanto, sia dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista mentale, e oggi pensando in maniera errata che fosse più semplice abbiamo concesso quella lettura iniziale che poi fa la differenza e ti apporti per tutta la gara. Sono d'accordo che il 3-0 ci sta, nel senso che potevamo pigliarne anche altri, però per tante cose dove non è che c'è un errore tattico, c'è spesso e volentieri una lettura ritardata e di conseguenza magari uno o più errori. Ma continuo a dirlo, oggi l'ultima cosa che dobbiamo fare è dire è colpa di uno, è colpa di tutti noi, e dobbiamo ripartire da questo sapendo che l'intensità che abbiamo messo tante volte, perché nelle mie partite tranne oggi l'hanno messa sempre, è una componente determinante, non è una delle tante. Poi dopo tutto il resto ci possiamo fare quello che vogliamo, possiamo parlare di tattica, possiamo parlare di tecnica, possiamo parlare di tutto, ma se non metti questo tipo di furore agonistico diventa difficile. Perché non è entrato? Perché non era in condizione? Non è entrato perché non è al 100%, e in un campo come questo che ancora di più condiziona la corsa e i cambi di direzione, mi sembrava fosse, cioè non la sono sentita di rischiare il ragazzo, perché insomma appunto nelle valutazioni che avevamo fatto sapevamo che il ragazzo non era al 100%. Intanto siete d'accordo sul fatto di non rischiare Seter portandolo in trasferta, Francesco? Sì, stai già perdendo, che fa Seter in quel momento? Se entrava Ronaldo oppure entrava Messi non risolvei i problemi del Pescara, sarebbe stato un rischio assurdo. È stato molto saggio secondo me Breda. Sulla domanda che tu dici se è finito l'effetto Breda, mi auguro di no, anche perché se per caso fosse finito sarebbe davvero un grande problema. Quello che non ha avuto, lo voglio provocare da amico, quel coraggio che non ha avuto l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, prendi 4 o 5 giocatori che o ti servono o non ti servono, li cacci, li allontani,
tanto li devi pagare lo stesso, ma li togli dal gruppo, dai un segnale non forte, fortissimo, ma a tutto l'ambiente calcio, non solo a quello di Pescara, perché se no qua veramente arriva poi fra poco il terzo allenatore, poi arriva il quarto, poi facciamo, invece di dare un segnale forte, facciamo ridere l'intera, fermiamoci all'Italia, va, all'intera Italia calcistica, perché dal mercato di gennaio dopo ne parliamo del mercato, dopo ne parliamo del mercato. Allora, dopo Francesco, Riccardo, stessa valutazione. Scusa Enrico, sì, scusa, e ci sono 4-5 giocatori che abbiamo visto in questo organico che o perché non stanno mai bene, e non mi riferisco a Seter, ad altri, o perché quando hanno giocato non hanno fatto nulla e quindi se evidentemente non servono, che li puoi accantonare, a conferma che quello che ho detto negli ultimi mesi più volte, costruisci una squadra, è inutile che prendi, e ricordava Totò bene o male con caratteristiche diverse, i 10 attaccanti o pseudotali, invece di prenderne 10 di giocatori ne prendi 5 forti, l'ingaggio di quei 5 che hai risparmiato lo metti sopra a quei 5 giocatori forti, come dice il curriculum. Riccardo, ovviamente si può anche perdere su ogni campo, però ci sono modi e modi, e ieri c'è stata questa valutazione preoccupante che ci ha fatto tornare indietro nel tempo, e per questo molti dicono: allora l'effetto del nuovo allenatore è già finito, sei d'accordo o no tu? Guarda, per quanto riguarda Breda, io gli do veramente, non gli do molte colpe, io do più che altro colpa alla squadra che è entrata in campo con un po' di sufficienza, veniva da 2-3 prestazioni entusiasmanti che ci hanno un po', sono entrati in campo molle. Io più che l'assenza di Seter, che considero fondamentale, poi ti spiego perché, è stata anche l'assenza di Lemusha a centrocampo, che è un giocatore, che è un leader, che incitava la squadra, perché la squadra è andata allo sbando, la squadra in 90 minuti non ha capito nulla della partita. Considera che abbiamo perso 3-0 e se tu mi domandi chi è stato il migliore in campo, ti rispondo Fiorino. Pensa, cioè tra tutti e 11 il migliore in campo è stato Fiorino e abbiamo che perso. Comunque responsabile del primo gol. Certo. E dato il via alla disfatta. Allora, è vero, però anche su allora, quello purtroppo è un errore che fanno ultimamente un po' tutte le squadre, quelle che è venuta la mania, l'ho detto anche ieri o l'altro ieri, di giocare la palla al limite per far uscire gli avversari, e prima o poi gli errori li commettono gli attaccanti, li commettono anche i difensori. Sì, attenzione che Fiorino non è il primo errore che fa nell'ultimo periodo, non per discutere il portiere, perché sicuramente è di ottimo rendimento, però anche lui negli ultimi tempi non è più lucido totalmente. Ma guarda, io su questa cosa, perdoni, non sono d'accordo. Fiorello anche ieri ha fatto delle ottime parate, e per me rimane un punto fondamentale della squadra un portiere di alto livello. Poi può fare qualche errore, però ripeto, ci può stare rispetto a tanti errori fatti sia dal centrocampo che dalla difesa ieri. Poi per quanto riguarda i discorsi della squadra di Seter, purtroppo l'allenatore, questo allenatore, ma ti dico anche come Conte, gioca esattamente con l'attaccante davanti. Finito l'attaccante non abbiamo un altro schema, ma non l'Inter, quando gli tolgo Lukaku, in porta, sai quanti te l'ha fatto? Zero. Esattamente come il Pescara, che non è abituato a giocare con Seter che fa da sponda, fa salire, sferma la palla e fa salire la squadra, oppure con la palla bassa che va in contropiede. Questo è come giochiamo. Probabilmente Breda non ha avuto ancora tempo di mettere a punto altri schemi, soprattutto in quello che ci manca, e cioè la costruzione del gioco, perché a noi quello che manca è costruire il gioco. Per quello che ho visto io. Allora, Luca, Paolo e Totò, sempre sulle riflessioni dell'allenatore, perché in effetti con l'arrivo di Breda eravamo un attimo più ottimistici, proprio perché la squadra, come sostenevano i giocatori, sbagliando fra virgolette, sembrava più unita, più propensa a dare il meglio di se stessa in campo. Ora che vengono a mancare anche questi valori, questi principi, ha ragione Breda quando dice
errori tattici non ci sono stati, è stata proprio ritardata la lettura della partita. E allora questo è un aspetto ancora più difficile da migliorare. Luca Pennese. Direttore, io sono perfettamente d'accordo con te quando dici che questo è un gruppo perdente. Io direi che dopo 3 settimane dal suo arrivo, questo virus che era rintanato nello spogliatoio del Pescara ha avuto la meglio sull'effetto Breda. Breda ci ha provato, ci è riuscito per 4-5 partite, ma a Chiaveri contro l'Enterra è uscito fuori questo spirito negativo che aleggia nello spogliatoio del Pescara. Sono dei giocatori che evidentemente non hanno quel qualcosa in più. Ieri è una partita da affrontare, come si dice, magari abusando di questa figura retorica, con il sangue agli occhi. Il Pescara l'ha affrontata come se andasse a fare una gita fuori porta. Quindi il male del Pescara è nello spogliatoio, a mio avviso andava ancora di più trasformato dopo la notte di Perugia. Lo è stato fatto in parte, non era possibile farlo ancora di più, ma davvero credo che a gennaio, fra 3 giorni, ci sarà necessario un grosso intervento in chiave sì, ma non pensiamo che ci sia una rivoluzione, perché è improponibile. Già è difficile farla a giugno, figuriamoci a gennaio. Se così non fosse, credo che sarà davvero dura arrivare al traguardo della salvezza dopo essere retrocessi l'anno scorso con questi giocatori. Ce ne sono alcuni che non sono presentabili per la categoria, altri che hanno fatto il loro tempo a Pescara, quindi se non si cambia rotta, credo che sia davvero dura. Enrico, scusa. Sì, Francesco. Enrico, scusa, velocemente. Sì. E deve cadere subito l'alibi, che già ho sentito più volte e anche l'anno scorso. Ma a gennaio chi è l'attaccante che viene qui sapendo che viene a fare la riserva e a non giocare? Chiedo scusa. Un attaccante che prende adesso la riserva, chi la viene a fare? Viene a fare il titolare, perché Seter, purtroppo per lui, io gli auguro una carriera luminosissima, ma se c'ha questi problemi, Seter rigioca un'altra partita, magari poi ne fa 2, bombe di colpo si riferma. Quindi, ma voi veramente pensate che sia la panacea di tutti i mali l'arrivo di un attaccante che evidentemente non gioca da altre parti, quindi è fermo da qualche mese? Ho capito, evidentemente, però almeno ha un'età avanzata, evidentemente è scartato dalle altre squadre. Perfetto, ma adesso questo purtroppo devi vedere di trovare che debba arrivare, no, siamo d'accordo. Non ce l'hai, ossia non ce l'hai, tu devi andare a fare, devi andare a Milano. Sì, ma che debba arrivare, siamo tutti d'accordo. Con il 3000 ci vai con la Panda, però Rico, ci devo arrivare. Anche Cambiasso era stato scartato dal Real Madrid. Sì, ma basta con questi riferimenti sull'Inter. Sembra che stai parlando della squadra campione del mondo. Non è che il paragone ci possa in qualche maniera sollevare. Cioè, andiamo anche in squadra, facciamo tele Lombardia. Enrico, è giustissimo. Sì. La riflessione che hai fatto tu è giustissima. Per quello io dico, devi vedere di riuscire a prendere, io non voglio dire il più bravo, il meno peggio, quello che magari negli ultimi anni, pur giocando poco, però per esempio non si è fatto mai male, si è fatto integro, almeno integro, giustamente, almeno integro. Paolo, allora, Paolo e Totò devono ancora rispondere su questo effetto del nuovo allenatore. Ci auguriamo che almeno sotto questo profilo non ci siano ulteriori difficoltà, malumori negli spogliatoi, perché addirittura si è sparsa una voce che Vokic non può giocare perché non va d'accordo con alcuni elementi, i soliti capetti di questo spogliatoio, altrimenti sarebbe la fine per ogni allenatore, no? Totò. Ma guardi, io sulla capacità dell'allenatore, l'effetto allenatore non ci ho mai creduto, perché dipende sempre dalla squadra, altrimenti non si cambierebbe ogni volta magari 2 o 3 allenatori. Guardiamo l'Ascoli, l'effetto allenatore mica ha funzionato super, adesso rifunziona con un altro allenatore, dai, è tutta una cosa da non ci credo, tutto qua. Io dico quello che ho già accennato, che questa è una squadra costruita male, voglio dire, ma anche a costo di togliere i giocatori, ci sono troppi giocatori inutili. Faccio un esempio, all'inizio della però stagione, vedi Totò, scusami se ti interrompo, qui si contesta l'atteggiamento, perché con il Monza tu hai un atteggiamento, può non piacere come giochi, come è successo a Pisa, ma almeno dai l'impressione di poter lottare difendendoti con altre armi,
Sì, però Enrico, ti ricordi quello che succedeva l'anno scorso? Di belle partite le vedevamo, cioè Pescara Benevento, dopodiché è un effetto che dura poco. Se la squadra è costruita male, non è che te la inventi come uno squadrone, non è possibile, le ricadute ci sta, anche perché era assurdo che quella squadra fosse cambiata con due allenamenti e una partita, perché certo, la prima è uscita certo. Dicendo, quindi questa è una cosa ridicola, solo a pensarla. Il problema serio è questo qui, secondo me, quello di poter ricostruire una squadra anche a costo di fare delle cessioni importanti. Ti faccio un esempio: all'inizio della preparazione, sai qual era il giocatore più chiacchierato, quello di cui si parlava tanto? Era Diambo, questo sì, ragazzo che sì, sembrava che doveva essere un fenomeno, sparito di scena, addirittura si parlava del Torino che offriva miliardi su questo giocatore. Ma perché? Perché il resto della squadra è costruito malissimo e i problemi che sta avendo adesso Breda sono esattamente i problemi che ha avuto Oddo. Esattamente, la sì, vengo incontro al tuo pensiero. Ad esempio, ieri ha giocato Bocic, che Oddo aveva provato in una circostanza in attacco. Sì. Ma è normale che l'allenatore faccia dei tentativi, no? Però, come dici tu, se la struttura è negativa, non si possono fare miracoli. No. Esattamente, però la cosa che si può fare è ridurre questo organico, buttare via, come dice anche Francesco, un po' di elementi che magari non sono arrivati, magari hanno anche la loro grossa parte nella squadra, che però nell'insieme di un organico di questo tipo non serve. Quindi voglio dire, la cosa principale è quella di fare un esame vero di quelli che possono essere i problemi della squadra e come ricostruirla, altrimenti staremo qui certo, a parlare. Ecco, una cosa sola posso dire a Breda, posso rimproverare solo l'approccio che ha dato lui quando lui ha parlato di partita importante, di una partita della svolta. Sì. È chiaro che era vista, secondo me, come l'avversario debole, e questo non ce lo dobbiamo far scappare. Questo è il segnale, secondo me, che non è stato molto, molto, molto efficace. Voglio dire, non è che mentre in altre partite l'abbiamo sempre sentito parlare, giochiamo una partita per volta, questa è una partita come le altre, via dicendo. Questo segnale che ha cercato di dare, secondo me, l'ha sbagliato. Però, ecco Paolo, questo diciamo, volevo chiederti. Può essere Breda, solo questa, voglio dire. Sì, Breda si è assunto, diciamo, le responsabilità di questo passo falso della sua squadra, ma credi veramente che non l'abbia preparata con le giuste motivazioni? Cioè, le dichiarazioni di ieri sono figlie di tutela verso il gruppo calciatori? Sì, indubbiamente si è accollata la responsabilità della sconfitta, però, cioè, io dico questo, adesso non ci allontaniamo troppo, può darsi che sia stato veramente solo un episodio, come ci auguriamo, perché adesso dobbiamo ammettere che da quando è arrivato Breda, allenatore umile, molto pragmatico, con un gioco essenziale, senza promettere chissà che, il Pescara tutto sommato aveva cominciato a creare un filo di continuità del quale ovviamente avevamo avuto apprezzamento. Ieri c'è stato questo crollo traumatico che ovviamente nessuno si aspettava, ancora più, diciamo, eclatante, perché ho tenuto contro una squadra l'ultima in classifica, e così la partita della svolta non è stata quella del Pescara, ma è stata quella dell'Entella. E lui anche nell'intervista che abbiamo sentito prima ha posto molto l'attenzione sull'atteggiamento, in effetti è quello. Cioè, la squadra deve andare in campo con un atteggiamento giusto. Sai Paolo, perché sottolineiamo, battiamo sempre questo tasto, perché ci siamo passati anche nella passata stagione e poi il problema non si è risolto durante l'anno. E allora, come dice Totò, il problema si risolve immediatamente, Paolo, altrimenti rischiamo veramente. Un anno ci può essere il miracolo, il secondo fai fatica. Certo. Io sono d'accordo sul fatto che il Pescara abbia una rosa ampia, ma qualitativamente non in grado di esprimere una squadra affidabile. Questo era l'anno scorso e lo è anche quest'anno. Certo. Sono d'accordo. Però secondo me il primo fattore che va
che va, come devo dire, alimentato è quello motivazionale, cioè bisogna agire sulla motivazione, e se ci sono, come qualcuno ogni tanto dice, nello spogliatoio problemi, cioè, lì vanno risolte alla radice, ma subito. E basta, no? Cioè, andare avanti sempre con questi. Perché se no non possiamo aspettare, dal mercato di gennaio non ci aspettiamo chissà che, speriamo che possa arrivare un centravanti utile, titolare, pronto e che possa giocare tutte le partite. Perché questa è la prima cosa. Ma e a proposito, grazie Paolo, coinvolgo Andrea Costantini, perché oggi la squadra è tornata a allenarsi, però le voci di mercato continuano ancora ad alternarsi qui intorno al Pescara. Assolutamente sì, si concentrano soprattutto sull'attacco. Il grande sogno non da quest'anno è Moncini, che ha poco spazio nel Benevento in Serie A. Resta da capire se lui è interessato a scendere da una Serie A e venire in una squadra di Serie B per giocare per la salvezza e non per una promozione, oltre poi all'aspetto economico. L'aspetto economico ad esempio è fondamentale anche se si guarda una punta come Ceravolo, che guadagna tanto e il Pescara non può raggiungere quelle cifre, quindi il giocatore dovrebbe decurtarsi lo stipendio. Aggiungiamo anche che giocatori come Ciofani, come Ceravolo, che sono ricorrenti come nomi, però sono giocatori che da un anno e mezzo rendono chiaramente al di sotto delle aspettative e sono costantemente avvicinati al Pescara. Non è neanche detto che un loro arrivo risolva la situazione. Altro giocatore sul tavolo, Dionisi, che lo scorso anno comunque ha giocato una stagione discreta, non ottima, ma discreta, però è fermo in pratica dall'inizio del campionato. Quindi anche sul centravanti bisognerebbe fare una riflessione circa l'efficacia che deve avere il fatto che sia pronto subito all'utilizzo. Quel che è certo, Enrico, è che la società deve attivarsi affinché arrivi nella prima settimana, così che poi Breda possa lavorare con lui e schierarlo, certo, dopo la sosta con la Cremonese. Però Andrea, ancora non l'hai data la notizia che vuoi ancora controllare, ma c'è un nome importante, ce lo dirai dopo la pubblicità, tra poco. Ok. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Il Superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il Superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Eccoci alla seconda parte di Replay. Siamo stati collegati, oltre agli amici che sono presenti ancora in trasmissione, anche con Milano, con Sky, con Daniele Barone, ma stavamo parlando prima della pubblicità con Andrea Costantini sulle ultimissime di mercato e c'è questa notizia che Andrea ora ci darà, perché è abbastanza importante per quanto riguarda il settore offensivo. Andrea. Sì, importante, fresca, anche questo è un nome che è circolato spesso intorno al Pescara, ma insomma possiamo dire che c'è stato un ritorno alla carica da parte del club biancazzurro nei confronti di Pietro Iemmello, il centravanti che lo scorso anno era al Perugia. Lui in questo momento è alla Spalmas in Spagna, è ancora un giocatore di proprietà del Benevento, è in prestito in Spagna, però lui vuole lasciare la Spalmas, tornerebbe volentieri in Italia, però nicchia ancora, non è convinto di accettare l'offerta del Pescara. Però anche Pietro Iemmello è nei radar biancazzurri, anzi sembra in questo momento il primo nome sul taccuino di Daniele Sebastiani e dei direttori. Grazie Andrea, chi vuole commentare questa notizia? Io lo dico subito, beh, giustamente può accettare da Chitto l'offerta del Pescara, un fenomeno del genere. Iemmello ogni anno ha fatto 20 gol, ma fatemi un favore. Beh, di gol li ha fatti. Che la finissero i giocatori e i procuratori che poi soffiano e mettono benzina sul fuoco. Francesco, di gol ne ha fatti, altri aspetti negativi. Tu come si chiama? Forse Iemmello. Quando gol l'ha fatto questo la Spalmas? Fino a mo, quante partite ha fatto? 9 presenze, 0 gol. Bravo, è un asino, diteglielo che è un asino, ma non perché è un asino, perché ha fatto 0 gol, perché sapendo di essere un giocatore normale e non gli va bene, capito, l'offerta del Pescara. Gli altri che pensano? Totò, che pensi? Ma che pensano? No, sicuramente non è la risoluzione dei mali del Pescara, insomma. Non abbiamo più l'audio di Totò? Deve togliere il muto. Mi dicono devi togliere il muto. Totò, hai toccato qualcosa? Ci sei, Totò? Ah sì, ecco, qualcuno sì. L'ha toccato, ecco, non ero sì. Io. Era Iemmello. No, sono stato io! No, ti dicevo, prima si parlava delle criticità di Ceter, ma il problema vero è stato Asensio, ragazzi, che per tutto già a zoppo, voglio dire, quest'anno, insomma, perché Ceter deve essere la riserva di Asensio, che era un fenomeno che però l'anno scorso ha avuto problemi incredibili. Ha giocato solo la seconda prima parte. Prima non l'ha nominato Asensio perché ne abbiamo parlato altre volte. Quindi... No, per dire, però sì, è giusto. Il discorso di Iemmello è molto simile a quello di Asensio alla fine, voglio dire, sì. Insomma, io credo che non sia, io ribadisco, ragazzi, lo ribadisco. Questo è un organico da sfoltire e da innestare con giocatori
veramente di categoria, anche due o tre. Però ma tutto a top, pensi, sinceramente, pensi che si possa fare questo tipo di lavoro adesso, a gennaio? Si può mettere pure fuori squadra, sì, ti fai allenare con Bruno Nobili, non ti servono. Ma tu hai schierato 10 attaccanti con no, Planuta, non è che non sono d'accordo Belloni, con te. Io sono d'accordo con te, Totò. Cioè, voglio solo sapere se c'è per fare il gruppo, la volontà e la capacità di farlo. Certo, bisogna fare quello. E poi capire, anche in difesa c'è qualcuno che probabilmente è arrivato. Magari se lo cambi e prendi un giocatore magari più affidabile, che sta bene. Perché per esempio anche il caso di Antei, è esattamente quello che è successo l'altro anno con Cioce, come si chiamava quello lì, che doveva essere il fenomeno che arrivava da Palermo, a febbraio hanno capito che non avrebbe potuto mai più giocare. Voglio dire, questa è una squadra costruita malissimo, peggio dell'anno scorso. E doveva essere, non era facile. L'anno di ripartire da zero, così vedere il progetto con Oddo in panchina, perché quello era, ti ripeto, perché si parlava di Ambo a agosto, perché era uno degli obiettivi, era questo, dei giovani di valore su questa situazione degli infortunati invece che ne pensate? E Drudi doveva star fermo un mese e mezzo e da tre mesi è scomparso anche lui. Masciangelo e Busellato non si riescono a recuperare. Vabbè, Asensio, quello che è. Seter dipende se esce il sole o se piove per vedere se può allenarsi. Cioè, ci sono delle responsabilità anche a livello sanitario, adesso non lo sappiamo perché non viviamo. Però è una situazione paradossale anche questa. Scusa, questo inciso veloce, è una domanda, la mia non è una critica perché non sono in grado di giudicare, ci mancherebbe il settore medico, ma può essere che a Pescara, come adesso stava ricordando Enrico, ma non solo quest'anno, anche negli ultimi anni, tutti questi infortunati, che durano molto, ossia recuperi lunghi, lunghissimi, come può essere, domanda, chi domanda non commette errore, qualcuno prima o poi verrà con una serie di cartelle a spiegare al popolo bianco-azzurro perché qua paio che tutti i giocatori sono, lo dico d'accordo, Francesco, Acidi. Scusami, allora sentiamo Paolo, Luca e Riccardo. Paolo, iniziamo da te, su questa situazione un po' preoccupante perché da tempo gli indisponibili spariscono e non si ritrovano più. Io concordo su questa cosa che è stata detta, l'ho detta già in altre occasioni, cioè è strano, qua secondo me vengono sbagliate, fatte male le valutazioni all'origine, cioè quando si va a cercare certi tipi di calciatori e magari, non lo so per quale motivo, forse non ultimo quello economico, si accetta il rischio di portarlo dentro. Poi una volta che si infortunano, non è che la questione si supera in un paio di settimane, vabbè, dipende chiaramente dal tipo di infortunio, ma qui assistiamo sempre a periodi piuttosto lunghi di recupero. E quindi anche questo ed è un fatto che si ripete da anni, non è un fatto nuovo di quest'anno. Quindi anche lì, non so, è un aspetto che secondo me merita una grossa riflessione da parte della società. Se vi ricordate, non se ne è parlato più, nel prestito obbligazionario lanciato nel 2018 dalla Pescara Calcio, di 3 milioni, che poi è stato sottoscritto per 2 milioni e 4, sempre se non ricordo male, uno degli obiettivi, cioè aveva tre finalità precise, la realizzazione di due campi di calcio, non so se l'hanno fatto, se lo stiano facendo, il potenziamento dell'area di recupero per gli infortunati, e non so a che punto si trovi, e il potenziamento dell'area scouting. Quindi il potenziamento dell'area infortunati era un obiettivo, secondo quando venne lanciato questo prestito obbligazionario, eccetera, era un obiettivo prioritario della società, cioè addirittura venire a disporre di una struttura tale da poter essere beneficiata anche da altre società, voglio dire, messa a disposizione. Non so a che punto sia, mi viene però da pensare in questo momento. E per fortuna che non ci ha colpito il Covid. A proposito del Covid, Andrea Costantini, in giornata oggi è uscita una notizia riguardante una società di Serie B. Sì, il Frosinone che ha giocato in condizioni davvero al limite la partita contro il Pordenone, peraltro riuscendo a pareggiarla. Nelle ore antecedenti quel match ci sono stati 9 casi di positività, cui si è aggiunto un decimo poco prima che iniziasse la partita con il
Pordenone. Dunque il Frosinone ha chiesto alla Lega la possibilità di rinviare la partita prossima di mercoledì contro il Pisa. C'è un jolly, un bonus da spendere per tutti i club, ce n'è uno solo e sta ai club appunto fare la richiesta e spendere questo bonus. Il Frosinone ha deciso di farlo per questo infrasettimanale, poi vedremo come andranno le cose anche per il match del 4 di gennaio, poi ci sarà la sosta e la possibilità di recuperare tutti gli acciaccati, o meglio i contagiati. A te. D'accordo, Riccardo, insomma, tra le tante problematiche, questa degli infortuni è una situazione non di rilievo, ma che condiziona ulteriormente già le precarietà che ci sono. Sì, io stavo pensando anche alla tipologia di terreno dove si allenano, dove giocano. Breda prima ha detto: non ho voluto rischiare Setter perché il campo, al di là che è un po' più piccolo, ed è proprio più piccolo, era sintetico, quindi lui stesso ha detto con la muscolatura di Setter rischiarlo, di farlo entrare a freddo in un campo sintetico, e avendo sottolineato questa cosa mi fa pensare che probabilmente anche il cambio di terreno possa influire molto sulla muscolatura di determinati giocatori. Poi il muscolare, il giocatore che ha più muscolo fa più fatica sicuramente a entrare in condizione di un brevilineo. Però posso chiederti una cosa, Riccardo? Io credo poco che Setter non abbia giocato perché c'era il sintetico, perché non ha giocato nemmeno contro il Brescia su un campo completamente diverso, quindi diciamo non era in condizione di giocare. Se non era in condizione di giocare poteva benissimo restare a casa e forse farsi curare meglio per essere pronto mercoledì contro il Cosenza, anche perché da ieri fino a mercoledì passeranno soltanto 2-3 giorni, non è che le sue condizioni miglioreranno all'improvviso, saranno stabili come lo erano ieri. Ma mi trovi assolutamente d'accordo su questa disamina, però magari l'ha portato per il gruppo, l'ha portato per tenerlo. Questo gruppo, vabbè, ma, gruppo. Ma mica fa l'accompagnatore ufficiale, cioè è meglio farlo curare che fare l'assistente sociale. Sto dicendo che sono d'accordo sul non portarlo, sto cercando di capire perché l'ha portato, una spiegazione potrebbe essere. L'ha portato, è stato un errore e basta. Non lo doveva portare, ma io ho detto che non lo doveva portare. Ho detto che, visto che l'ha portato sbagliando, probabilmente l'ha portato per tenerlo in gruppo, essendo un ragazzo giovane ed essendo un ragazzo che si possono cementare anche stando in panchina. È una mia ipotesi, non lo so, però anche per me doveva stare a casa ad allenarsi. Capitolo Cristian Galano. Uno può pensare, allora ce l'avete con lui. No, Galano è l'elemento di maggior spicco in fase offensiva, anche perché è l'unico, quindi non è che può avere concorrenza. Però il Galano delle ultime settimane è tornato ad essere l'ombra di se stesso. Per di più, l'aggravante qual è? Che lui si innervosisce e se la prende anche con i compagni. Per l'amor di Dio, si può anche giocare male, nelle prestazioni non sono tutte uguali, però questo atteggiamento di mandare a quel paese il compagno, di prendersela con quell'altro, non fa bene né ai compagni stessi e né a lui. È un giocatore perdente perché è retrocesso negli ultimi 3 anni e questi sono i numeri. Se ci aggiungiamo anche questo carattere che non va a posto, la frittata è fatta. Luca. Come sfondi una porta aperta, Enrico, su Galano? Io è più quello che toglie che quello che dà nel corso delle, se vai a fare i conti a fine anno, proprio per questi atteggiamenti che tu sottolinei. Galano purtroppo, da quello che mi racconta, è un uomo triste, ride poco, è sempre lì imbronciato, sembra che si è alzato sempre con il piede sbagliato e trasmette questa negatività di cui parlavamo prima. Si era ricaricato all'inizio con Breda perché Perché se n'era andato, tra virgolette, quello che era il nemico del momento, era andato via Odd, evidentemente aveva tratto beneficio, ma è stato un lampo in una notte nera, in una notte buia. È un dato di fatto, Enrico, è un perdente, lo dicono i numeri. Enrico, scusa, perfetta la tua riflessione su Galano. Io mi permetto di rispondere e di comunque di dire, è la società, se alla tua riflessione perfetta che condivido,
la società dov'è? Presidente, due direttori dove sono? Se l'hai visto tu, se lo vedono tutti, non lo vedono che Galano fa quello che fa, sai? E allora intervieni, cara società. Come? Lo sai tu. E io se mi chiedessero come intervenire, vado lì e lo so io come intervenire. Dopo vediamo se Galano non ride. Non ride. L'aspetto preoccupante, no. Lo chiedo. È così ride. Da Totò, a 36 denti, che questi discorsi li abbiamo fatti anche lo scorso anno, forse erano molto vicini. Quindi se noi riprendiamo le trasmissioni della scorsa stagione di novembre, di dicembre, forse erano simili a queste. E allora ognuno penserà, ma no, è soltanto un capriccio. Quale capriccio? Totò. ma è un capriccio nostro? Ma assolutamente no. Il problema, scusami, no, il problema è questo, esattamente il seguito dell'anno scorso, e questo è il dramma vero è questo, Enrico, perché quelle cose sono successe, l'abbiamo vissuto tutti insieme, e chi magari cercando di non calcare la mano, chi giustamente dicendo quello che pensava in maniera diversa. È l'onda lunga della passata stagione. Esattamente, esattamente questo, anche perché la breve parentesi di cambiare è durata un mese e mezzo, no? Perché questo è il famoso progetto biennale, lo ripeto, non era il progetto biennale per fare il contratto di 2 anni a Oddo. Oddo avrebbe dovuto gestire in 2 anni un progetto. Quale progetto? Quello di Diambo, quello di altri giocatori, non tutti quelli che abbiamo visto dopo. Io vi inviterei magari. Diciamo, adesso ti voglio provocare, Antonio, vediamo se reagisci insieme agli altri. Perché si pensava che la differenza tra il nuovo e il vecchio fosse legato alla preparazione atletica, alla squadra che correva di più. Sì. Si sosteneva che prima andava ad un ritmo, poi il ritmo è cambiato. Ieri che è successo a questo ritmo? Forse no, hanno giocato al nord, evidentemente il clima, ma è solo quello, è cambiato il clima, è da ridere. Dai, però c'è anche da dire, scusa, c'è anche da dire. Che Galano l'anno scorso e quest'anno ha sempre perso la prima punta e gli viene chiesto di fare un gioco che lui non ama. E questo è, lui non è una prima punta, Galano non è una prima punta. Ma che me lo deve dire tu che non è una prima punta? No. Riccardo, fermati, non vi ingartate, Enrico parlava di atteggiamento, di comportamento, non stiamo parlando delle capacità tecniche di Galano, stiamo parlando del modo di proporsi. Ecco perché dico che adesso la società, oggi, stasera, stanotte, deve intervenire, perché se no col Cosenza mercoledì, a meno che questi di colpo sono peggio del dottor Jekyll e Mr. Hyde, prendiamo una bambola pur col Cosenza. Quindi tu metteresti fuori squadra Galano? No, scusa, non ho detto che devi intervenire. Però stava parlando Totò, non prendete adesso l'iniziativa. Potete intervenire, ma non è che dopo... Totò. Me ne vado. Dai Totò, che stiamo per andare in pubblicità, tra poco ci dovremo collegare con un altro collega. Avevi completato il discorso, Totò? Muto. Ah, è muto un'altra volta. Totò, ma chi c'è lì vicino a te che ti tocca l'apparecchio? Eccolo, di nuovo. Sì. E mi fa incavolare Riccardo, perché è uscito fuori tema. Stavo parlando della preparazione, della presunta preparazione cambiata, e ieri non è cambiato niente. Quindi devi parlare della preparazione. Questo era lo schema che avevamo pronta, non di Galano altro, quello l'abbiamo già detto. Io quindi quando lo diceva Breda, quando lo dicevano i giocatori, erano fesserie. La dimostrazione è questa, voglio dire, a meno che ha un effetto ritardante o non lo so come funziona, sicuramente ieri non correva nessuno, chiaro. Paolo, hai avuto anche tu questa impressione? E tra poco in pubblicità andiamo, Paolo Toro. Guarda, su Galano dici? No, cambio di corsa. Guarda, allora, indubbiamente con l'avvento di Breda l'impressione è stata quella che la squadra corre di più, ma soprattutto corre per 90 minuti. Correva. Ieri no. Correva alternata la preparazione, però col Brescia, che era la partita precedente, dobbiamo ricordare le cose come stanno. Ieri è stato, io mi voglio augurare che sia stato un episodio gravissimo
traumatico, quello che ti pare, però mi auguro che sia stato veramente un episodio di questo nuovo corso, perché se è l'inizio di un'altra involuzione, allora qui è inutile che il mercato di gennaio c'entrerà fino a un certo punto, perché siamo di fronte, ripeto, a una situazione molto complessa. Non è che qua tu cacci subito 10 persone, ne tessere altre 10 e magari sempre con gli stessi rischi. Cioè, io penso che, siccome ho fiducia in Breda come lavoratore genuino, conoscitore del calcio, persona umile che parla sempre... Paolo, ma proprio quello è il problema. Il problema non è Breda. Il problema non è Breda. Non è Breda il problema. Perché anche lui potrebbe essere risucchiato. Il problema potrebbe essere risucchiato. Potrebbe essere risucchiato. Se non riusciamo a capire questo, è inutile. Fatemi finire, guarda, sì. Chiudo subito. Paolo, chiudi, sì. Scusami se ti interrompo. Perché ritengo che abbia la capacità di influire sul comportamento, in senso lato, della squadra, molto, molto di più di quello che si è visto. Ieri non si è visto niente. Ieri è stato, però, probabilmente, e ci vogliamo augurare che sia stato un errore. Però Breda, secondo me, è in grado comunque di raddrizzare una situazione che ha già dimostrato, tutto sommato, di aver saputo raddrizzare dal suo avvento, fin dalla prima partita. Bene, allora è entrato in collegamento intanto... Gestionali di Breda, sì. Solo questo. Dalla Gazzetta dello Sport è entrato in collegamento con noi il collega Nicola Binda. Buonasera Nicola, allora tra poco ti sentiremo su questa situazione sempre più grave intorno al Pescara. Pubblicità e torneremo in studio. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it.
Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Allora, ultima parte di replay, collegato insieme agli amici che sono con noi dall'inizio della trasmissione, dopo aver sentito Daniele Barone da Sky, il collega Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. Buonasera Nicola, buon Natale fatto ovviamente. Ci senti, grazie, Nicola? Sì. Certo Enrico, grazie, ti saluto, saluto tutti gli ospiti e rinnovo anch'io gli auguri di buone feste e speriamo poter vivere un anno migliore. Lo speriamo tutti, lo speriamo anche sportivamente, perché qui ovviamente da un anno stiamo soffrendo, quindi anzi da un anno e mezzo ormai. I risultati di ieri cosa ti hanno detto di nuovo, a prescindere da questa sconfitta sonora del Pescara contro un'Entella che aveva già dato segnali di miglioramento già dalla partita di Salerno? Sì, però non aveva mai vinto e vincere in maniera, dopo 6 sconfitte, vincere in maniera così netta e importante sicuramente a loro ha dato un bello slancio, anche perché sul fondo ha vinto la Regina Reggio Emilia, ha vinto l'Ascoli contro la SPAL, quindi sul fondo quest'anno di squadre scarse che giocano per non retrocedere proprio non ce ne sono, si può perdere con tutti e si può battere tutti. È un campionato veramente, sembra un ritornello, si dice sempre, però veramente quest'anno io di squadre che di risultati scontati non se ne vedono, e quindi questo fermento che c'è in coda sicuramente agita un po' più le acque in una giornata che comunque ha visto le prime due scappare via, perché hanno tutte e due vinte e aumentato il vantaggio sulla terza in classifica, quindi c'è tanto livellamento, però davanti Salernitana ed Empoli hanno preso un po' di vantaggio. Ti ha sorpreso di più la ripresa dell'Ascoli, che con il terzo allenatore che conosciamo bene, Sottil, ha un attimo respirato, oppure l'Entella che travolge il Pescara, oppure il Pescara che cade a Chiavari? La sconfitta del Pescara sicuramente è stata sorprendente, anche perché è arrivata dopo una bella partita contro il Brescia. Sembrava un Pescara in ripresa, un Pescara che dopo il cambio di allenatore avesse rialzato la testa. Forse i giocatori avevano preso un po' di coscienza, no? Si erano un po' resi conto della situazione, i reduci della passata stagione, soprattutto si rendevano conto che si rischiava ancora di infilarsi nel tunnel. Dicevo, sembrava si vedesse un po' di luce in fondo al tunnel, invece questa sconfitta è un clamoroso passo indietro, rimette un po' tutto in discussione, quindi la svolta deve essere più netta e decisa, se no sarà una sofferenza fino alla fine. Ecco, a chi sostiene che l'effetto Breda sia finito, tu cosa ti senti di rispondere? No, non credo, però teniamo conto che in questo dicembre fra questo dicembre più l'ultimo turno di gennaio sono 8 giornate, mi sembra, in poco tempo, ritmi ravvicinati, quindi parlare di preparazione è difficile, parlare anche di preparazione delle partite, i tempi sono, un allenatore sul campo vuole lavorare una settimana e la domenica o il sabato a fare la partita.
oggi è impossibile farlo in questo mese, quindi tutti gli allenatori vivono alla giornata e a maggior ragione chi è subentrato ha poco tempo per trasferire le proprie idee e il proprio calcio, quindi si lavora in grandi difficoltà, per non parlare poi di tutto il resto, dei problemi della convivenza col Covid che condiziona un po' la vita di tutti quanti, certo. Al di là. Senti, Nicola, ecco, il tuo amico e collega Totò De Leonardis sostiene, secondo me anche giustamente, che questa squadra è stata strutturata in maniera non omogenea e che occorrerebbe un intervento massiccio sul mercato, ma in questo senso, non che devono arrivare tanti giocatori, anzi, bisogna metterne da parte molti e fare un discorso di qualità nella campagna acquisti, cioè prendiamo un paio di elementi mirati e mettiamo fuori tutte quelle, ho sintetizzato bene Totò, e mettiamo fuori tutti quegli elementi che sono nocivi. Ci sarà il tempo, la possibilità secondo te di fare tutto questo in un mercato come quello di gennaio? Poi ti do la parola a Totò. No, giusto per aggiungere, sì. Nicola, la mia riflessione era questa: il Pescara, che chiaramente ha problemi in attacco, ha schierato 10 attaccanti, mi sembra un'esagerazione questo dire, tutto qui, in 15 partite. Si può riequilibrare l'organico, io questo dico, insomma. Il discorso è molto complesso, intanto a gennaio sarà difficile fare mercato, perché... bisogna investire e avere le risorse per investire, e di questi tempi con le società che non incassano è molto complicato. Vale il Pescara, vale per tutti, poi magari la proprietà del Pescara decide di tirar fuori, ha le possibilità di farlo e ben venga, però vi assicuro che l'area che tiri in generale sarà di un mercato veramente fatto di scambi, di occasioni, di regali, di prestiti, non certo di investimenti, quindi bisognerà arrangiarsi e con le idee inventarsi qualcosa. Io ribadisco quello che ho detto l'altra volta, che secondo me questo Pescara è stato costruito bene. La squadra come nomi è una squadra che mi piace. Solo in attacco devo dire che quando hai due giocatori come Asensio e Seter, puntare su due giocatori così validi sicuramente, che però hanno sempre fatto i gregari, non sono mai state la prima punta titolare in Serie B delle loro squadre, è un po' un rischio, perché ti sei affidato a due giocatori che non hanno mai avuto il ruolo del leader dell'attacco. E infatti vanno un po' a sprazzi, soprattutto Asensio non si è quasi mai visto, Seter qualcosa di buono ha fatto, però c'è, non c'è, quindi in attacco manca sicuramente un leader. Nicola, scusami, ma se dici che questa squadra è stata costruita bene, e non voglio mettere in dubbio ovviamente la tua valutazione, com'è possibile che si stanno ripercorrendo le stesse tappe dalla passata stagione? Cioè fai 2-3 buoni risultati e poi si ripiomba nell'oscurità a livello tattico? No, infatti completavo il ragionamento. Per me il Pescara come nomi è una buona squadra. Se tu guardi Fiorillo, certo, portiere che non si discute, in difesa Bocchetti, Scognamiglio, cioè poi dei giovani tutti da vedere, un centrocampo come Memusciai, Valdifiori, Maestro in Serie B non è proprio un centrocampo da buttare, però non è con i nomi, cioè il calciomercato d'estate si fanno dei ragionamenti, però poi è il campo che deve parlare. Sì, Nicola, ma 5 allenatori nel 2020, 5 allenatori nel 2020. Sì, adesso io parlo di questa stagione, della scorsa abbiamo già parlato abbastanza. Io dico che questa squadra sulla carta è una buona squadra, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Quest'anno ci sono state con tutte le difficoltà con cui si lavora, ci sono squadre. Guardate in Serie A il Milan è una squadra che ha trovato la strada giusta, i risultati, l'entusiasmo, ma non è più forte dell'Inter, della Juve, del Napoli, certo, o della Roma, certo. Il Milan, ma ha trovato l'entusiasmo giusto per partire, cavalcare, volare e mettersi tutti dietro, pur non essendo più forte degli altri. Al Pescara è successo l'opposto, perché come valori secondo me non è una squadra da zona retrocessione, ma se poi questi valori non riesci a esprimerli perché non hai la possibilità, non ti trovi male, ogni calciatore ha la sua storia, il suo percorso, ma messe tutte insieme sono tante negatività che hanno portato a questi risultati. Quindi è una squadra fatta bene che però non ha
preso all'altezza, quindi è una squadra che andrebbe sicuramente cambiata profondamente, sicuramente in attacco bisogna intervenire. Poi nei singoli giocatori, io discutere questi giocatori, un Memushai, faccio fatica. L'anno scorso è stato comunque uno dei migliori centrocampisti della categoria, in B è una certezza, quest'anno non mi sembra che stia facendo lo stesso. Voglio dire, ci sono una serie di negatività che messe tutte insieme hanno portato a questi risultati. E se la società riuscisse a fare un bel ribaltone a gennaio sarebbe necessario, ma non sarà semplice. Allora, c'è Andrea Costantini che vuole farti una domanda sul mercato e poi qualche riflessione da condividere con gli altri amici in piattaforma e poi ti lasciamo. Andrea Costantini. Buonasera Nicola Binda, noi abbiamo lanciato una notizia pochi minuti fa, notizia di mercato, Pescara che è alla caccia di un centravanti per potenziare l'attacco e da quel che ci risulta il club ha fatto un affondo per Pietro Iemmello, il centravanti di proprietà del Benevento ma che ora è in Spagna, in prestito al Las Palmas. Lui al momento non sembra scaldarsi per la proposta del Pescara, che però insiste per avere Iemmello. Può essere lui l'arma giusta per uscire fuori da questa crisi e migliorare l'attacco? Beh, una storia d'amore che un flirt che è iniziato tantissimo tempo fa e che se andasse in porto sicuramente sarebbe un valore, sarebbe un'ottima notizia, perché Iemmello è un giocatore che i gol li garantisce. Però in questo momento a parte puoi prendere Van Basten, puoi prendere Iemmello, puoi prendere il primo centravanti che passa, puoi prendere la Padula, puoi prendere il primo che passa per la strada. Occorre arrivare a Pescara sicuri di poter rendere al massimo, cosa che gli altri non stanno facendo. Iemmello sarebbe sicuramente un ottimo innesto. Certo, chiaramente la prospettiva di lasciare il mare della Spagna per andare in Serie B a giocare per la salvezza non è molto, molto allettante, non è una prospettiva che ti fa saltare di gioia, no? Se Iemmello lo fa è perché forse, non lo so, si sarà stancato di stare al mare in Spagna, mi sembra difficile, non lo so, non lo sento da tanto tempo, ma immagino che si stia meglio là che qua forse oggi, non lo so. Però ecco, la prospettiva di venire in Serie B a giocare per salvarsi in una squadra di difficoltà Iemmello deve venire con la testa giusta, deve venire col giusto spirito, perché venire qui a negativizzare l'ambiente non sarebbe sicuramente utile. Il vero Iemmello positivo in una squadra con un po' più di entusiasmo sicuramente sarebbe un grande acquisto, non c'è dubbio. Però attenzione, perché appunto in questo momento se servirebbe forse un po' più di freschezza, un po' più di entusiasmo, ecco, a questa squadra. E chi vuole condividere qualche riflessione con Nicola Binda? Riccardo Clinco, poi Paolo e Luca. Riccardo, mi trovi d'accordo, il giocatore che viene deve essere un giocatore che dà entusiasmo e che dà quella cazzimma che non abbiamo per il momento. Però è giusto, dicevamo prima, è molto difficile trovare un giocatore a gennaio che ha queste caratteristiche, è veramente complicato. E devo dire la verità, sono d'accordo con quello che ha detto Totò, che tante persone sono veramente inutili e forse troppi giocatori fanno alla fine confusione, confondono un po' anche l'allenatore e si confondono anche un po' tra di loro. Bene, Francesco? Non c'è molto da aggiungere, la riflessione climatica di Nicola è giusta, però insomma mi verrebbe, io ripeto quello che ho detto poco fa, insomma, caro Iemmello, se vieni qua, ecco, vieni con l'entusiasmo, anche perché non mi sembra che in questa prima metà di stagione o giù di lì abbia fatto il fenomeno, quindi è un bravo giocatore. Stiamo parlando anche della Serie B spagnola, non è che... Come? Stiamo parlando anche della Serie B spagnola, quindi non è che sta in un campionato. Serie B, non è che sta appunto, a fare il fenomeno. Sì, sì, è appunto quello che stavo dicendo. Bravo, Serie B spagnola, dimenticavo di rimettere in sala, la Serie B spagnola non ha fatto il fenomeno lì, viene a Pescara, il mare lo trovi pure qua, se vuoi venire. Certo, adesso è il coltello dalla parte del manico, quando nel mese di gennaio ce l'hanno i giocatori e i procuratori. Io stavo facendo una riflessione che faccio di nuovo a voce alta, ma quasi non sono convinto io. Veloce, Francesco, perché siamo in chiusura.
Sì, e la dico velocemente, e adesso purtroppo a fronte di una come devo dire, di una retrocessione traumatica, chiamiamola così, mo è il momento che forse per una volta Sebastiani si fa ingoia qualche rospo e paga un giocatore più di quello che lo vorrebbe pagare. Luca Pennese, non so se vuoi chiedere qualcosa a Nicola, perché lo stiamo per lasciare. Nicola ha sottolineato, lo saluto, che sarà un mercato di gennaio difficile, però nelle difficoltà, se ti dovevi salvare, devi far valere che i rapporti costruiti in 10 anni di mercato. Sebastiani si vanta, tra virgolette, di essere amico di società importanti, queste società potrebbero aiutarlo. Tu che hai rapporti quotidiani con società di un certo lignaggio, credi che ci siano davvero questi rapporti? Sì, i rapporti sono sicuramente buoni, ma i regali li porta Babbo Natale. Ma non li porta nemmeno più Babbo Natale, forse. No, ecco, però bisogna rendersi conto che le concorrenti, l'Entella si rinforzerà, la Cremonese ha già preso 2 giocatori e ne prenderà altri, l'Ascoli si rinforzerà, non so come, ma dicono, girano anche lì nomi roboanti, quindi bisognerà sicuramente fare qualcosa. Adesso io non me la sento proprio per natura, ma per nessun presidente, di dire deve spendere soldi, perché dire non mi sembra corretto, però io credo che bisogna farsi fondare il cervello, farsi venire delle idee giuste scusate, e trovare però dei giocatori importanti, che soprattutto in attacco, che diano un po' più di sostanza alla squadra, che per il resto, ripeto, ha bisogno di quell'entusiasmo che i tanti giovani che ci sono dentro dovrebbero portare, che hanno bisogno di motivazioni che i vecchi dovrebbero ritrovare. I Valdifiori, che è stato uno dei colpi più importanti di tutto il mercato della B dell'estate, deve fare il Valdifiori, deve fare il giocatore determinante, come si è visto col Brescia, per esempio. Ecco, occorre una presa di coscienza da parte di tutti. I giovani devono trasmettere il loro vigore, il loro agonismo, il loro entusiasmo, e i vecchi devono trasferire una presa di coscienza che, ripeto, al momento non sembra essere. Paolo, sei d'accordo con queste analisi? Mi sembra che già le hai commentate in precedenza. Su questa chiara analisi sono perfettamente d'accordo, e sono d'accordo pure sul fatto che ben venga Iemmello, se dovesse essere lui il centravanti, purché arrivi sano e con voglia di giocare e di riscattarsi, perché quello probabilmente non risolverebbe da solo tutti i problemi, però. E Totò, cosa vuoi dire a Nicola per chiudere? No, due cose a volo. Una, le ultime stagioni di ML in Italia, cercate di ricordarle quali sono state, Perugia e prima. E la seconda invece volevo sapere da Nicola che fine ha fatto Ninkovic, cioè che a me sembrava un giocatore di alto livello per la Serie B. Adesso è sparito, è stato ceduto, è stato messo fuori squadra. No, le ultime notizie di Ninkovic sono di un incidente stradale nel suo paese violando il lockdown, quindi pazzo, era un pazzo. Non si smentisce mai, un grande giocatore, ma peccato. Già la Serie B è pronta ad accogliere Balotelli, se vogliamo anche riportare Ninkovic, ci sarà da divertirsi. Nicola, per salutarci, ci dai un aggettivo su questo 2020 del Pescara? troppo facile, troppo pandemico. Diciamo che è stato un anno nero in campo e fuori, un anno che Pescara deve cancellare, ma siccome Pescara è una piazza di quelle dove il calcio si vive, dove c'è grande cultura e grande competenza dal punto di vista calcistico, io mi auguro che venga fatta tesoro di questa esperienza negativa per metterselo alle spalle e non ripetere più certi errori, perché è stato un anno, già aver mantenuto la Serie B è stato un miracolo, perché come ben sapete i rigori sono una lotteria, ma certi errori non vanno più ripetuti, quindi Pescara, che ripeto il calcio lo conosce, lo sa fare, una di quelle piazze che io identifico come Cesena, come Empoli, cioè quelle piazze dove il calcio è vissuto a 360 gradi, non solo al sabato o domenica allo stadio.
e quindi Pescara credo che abbia la capacità e la cultura per fare tesoro degli errori e uscirne in fretta. E appena sarà possibile noi ti aspettiamo a braccia aperte in questa città. Magari, quando potremo muoverci, certo, andrò a vedere qualche partita anche lì. Grazie Nicola, buon anno anche a te, auguri, squadra Nicola. Della Gazzetta. Grazie a Nicola Binda. Allora, siamo proprio negli ultimi minuti. Andrea Costantini, mercoledì alle ore 15 si gioca a Pescara Cosenza. Che news abbiamo? L'arbitro, La designazione arbitrale sarà Marco Serra della sezione di Torino a dirigere il match tra Pescara e Cosenza. Per quanto riguarda il Pescara, molto ruota intorno alla presenza o meno di Damir Seter. Domani ci sarà la rifinitura e probabilmente si capirà qualcosa in più. In difesa dovrebbe rientrare dal primo minuto Antonio Balzano nei tre centrali al posto di Gut, probabile maglia da titolare anche per Nzita a sinistra e per Memushai a centrocampo. Sono recuperabili Masciangelo, Busellato e lo stesso Jaruzinski? Allora, usiamo il condizionale, dovrebbero tornare a disposizione, quindi dovrebbero essere convocabili. Chiaramente per entrambi difficile ipotizzare una presenza dal primo minuto data la discreta inattività degli ultimi tempi. Sul fronte Cosenza invece è una squadra che ha gli stessi problemi del Pescara, grossi problemi in attacco, una squadra che fa fatica a segnare e a farlo con gli attaccanti. Ha ritrovato il gol contro il Pisa con Balulì, però il tecnico Occhiuzzi anche lui chiede alla società di intervenire sul mercato proprio sul settore attaccanti. A te. Cosa chiedono i nostri amici collegati in quest'ultima partita casalinga del 2020? Riccardo. Quell'agonismo che è mancato contro l'Entella, che abbiamo visto nelle partite precedenti, anche perché non è che in tre giorni puoi rifare la squadra da capo. La squadra sarà bene o male la stessa, con qualche innesto. Sono molto contento del ritorno di Memushai, che secondo me a centrocampo è un uomo che, oltre che d'ordine, dà veramente lo spirito. Aperta e chiusa parentesi, ancora non si è capito perché non è stato convocato. Chi dice affaticamento e chi problema al ginocchio. Vabbè, anche qui c'è un po' di confusione. Beh, sono stato sulle dichiarazioni di Andrea che ha detto che dovrebbe giocare. E niente, quell'agonismo che è mancato completamente contro l'Entella. Mi auguro che le parole di Paolo Toro siano vere, ci sia un episodio e che si ritorni a giocare con quell'agonismo che abbiamo visto che poi conta in Serie B. Abbiamo detto, l'avete detto tutti voi, che l'agonismo è una cosa importante, che a volte con l'agonismo andiamo a sopperire dei problemi tecnico-tattici che questa squadra ha. Velocemente Paolo, quindi speri nella conferma di un incidente di percorso, insomma, a Chiavari. Paolo. Ma io me lo auguro, ce lo dobbiamo augurare tutti quanti, credo. Certo. Io mi auguro che la squadra riassuma quell'atteggiamento brediano che aveva assunto ante Chiavari. Già quello sarebbe un fatto di base molto positivo. Ricordiamoci un fatto, che giochiamo contro una delle migliori difese della Serie B. E l'attacco nostro è quello che è, l'attacco del Pescara, voglio dire. Quindi questo, quindi bisogna, voglio dire, affrontare la partita con una gara corposa a tutto campo e ovviamente tenendo alto al massimo il livello di concentrazione. Luca, di Brediano, per restare al termine di Paolo Toro, cosa non vorresti vedere? Di Brediano non vorrei vedere... Questa è una bella domanda, non lo so. Io però mi ero concentrato sulla domanda tipo di prima. La sostituzione di Blamuta. Alla partita di domani, una gioia, perché siamo stufi di un 2020 che ha portato soltanto amarezze, tensioni, brutte cose in campo e fuori, quindi almeno che i biancazzurri per questa volta ci regalino una gioia e ci facciano trascorrere due ore in allegria con il sorriso sulle labbra, perché rivivere un'altra partita come quella di ieri non mi va. E Francesco? È una partita a 360 gradi diversa completamente da quella di ieri, con il Cosenza e in tutte quelle che verranno, perché se dimostrano di saper fare certe cose con il Cosenza e poi il 4 di gennaio ricadono di nuovo, vuol dire che allora non c'è speranza. Buon anno a tutti. Grazie Francesco. Totol, quindi cosa chiedi a quest'ultima partita all'Adriatico del 2020?
No, chiedo che ritrovi quella qualità che è mancata. Io l'agonismo lo metto in secondo piano, è solo una conseguenza. Quindi le partite che abbiamo visto con Brescia e con Monza sono, è stato un bel Pescara, e sono state anche le migliori partite, anzi le uniche partite giuste di Val di Fiori, mentre è sparito di nuovo nell'ultima gara persa malamente con l'Entella. Quindi mi auguro che si possa vedere una squadra propositiva che ci metta anche la corsa, la famosa preparazione che faccia un altro miracolo, che però, perché solo l'agonismo non può bastare. Grazie Totò. Andrea, allora appuntamento è per mercoledì alle 14.30, sì, con diretta stadio, replay ovviamente da oggi. Augura buon anno a tutti voi che siete stati collegati, quindi auguri. Grazie a Totò De Leonardis, a Francesco Di Francesco, a Paolo Toro, Luca Pennese, Riccardo Clinco. Andrea ovviamente auguri a te, ma noi ci aggiorneremo in settimana. Assolutamente. Un grande augurio a Maurizio Daguì e a tutti voi che ci seguite sempre con tanto affetto. Buon anno e grazie per averci scelto.